Secondo me è un Mercedes. E io di macchina non ne capisco. Io ti dico un Mercedes. È un Mercedes. Classe A. Non ne ho idea. Che buon pomeriggio a tutti ed eccoci a una nuova puntata degli anime della nostra infanzia. Oggi parleremo di un anime che comunque fa parte della mia infanzia. Anche la mia. Anche la vostra, quindi. Ma non ricordo nulla, quindi. Di un anime abbastanza famoso e che è stato amatissimo dai giovani. E stiamo parlando di Kodomo no Mocha. E voi direte, ma che cos'è Kodomo no Mocha? In realtà è il titolo originale per Rossana. Che in realtà è giocato con gli strani. No, ho detto, registriamo Rossana. Perché mi ero preso per il... Tipo, cos'è Kodomo no Mocha? In realtà questo è il vero nome del... Che vuol dire? Il giocattolo dei bambini. Secondo te? Rossana è una cosa inventata. Ora poi comunque parleremo di tutta questa situazione, di tutte queste cose. Capito? Cioè, vuol dire che io quando ero ragazzino io vivevo nell'illusione? Sì, come Holly e Benji, Cavaliere dello Zodiaco e via dicendo. Ma i Cavaliere dello Zodiaco e Holly e Benji, come tu pensi, non li ho mai visti, quindi... No, ma i Cavaliere dello Zodiaco erano senseia e Holly e Benji era... Capitan Tsubasa, ma non me ne interessava perché tanto... Rossana lo vedevo quando andavo alle scuole medie. Comunque, Rossana è un'opera di Miho Obana, che... Obana? È il pub? No. È tra Obama e Obana. Ok. Obana. Sembrava di Obana. Che pubblicò per la prima volta il manga a partire dal 1994, se non erro. È l'uscita a Tokyo dei primi episodi dell'anime nel 96. Tant'è vero che quello che noi conosciamo, no, appunto come Rossana, venne trasmesso per la prima volta su Italia 1, quindi dalla Mediaset, a partire dal luglio 2000. È quello che noi appunto ricordiamo benissimo. L'anime, appunto, è strutturato in 102 episodi distribuiti in due stagioni. Una prima stagione e una seconda stagione. L'inverno e l'estate. Che almeno equivale al loro periodo alle elementari con poi il periodo delle medie. Comunque. Ah, perché scusi, quanti anni hanno? Ora lo dirò nel... Prima c'è... Cosa? La sigla. Ah, no, vabbè. Prima la sigla! Ah, questa, ma ricordo questa sigla? Questa sigla tutti se la ricordano. Certo, ce l'ho io su Spotify. Cristina D'Avenia e Vanni. Ascoltiamo bene la sigla. Ascoltiamola bene la sigla. Gioco con quei ragazzacci. Comunque c'è già tutto spiegato nella sigla. Perché ora il rospo. Che se devi spiegare il rospo? Oh, ci go. Sono degli impertinenti, proprio dei maschiacci. No, ma mi ricordo il testo, non la sigla, le immagini della sigla. Perché la fanno? Non lo vedo. No, io mi ricordo vent'anni perfettamente. Certo, sono passati vent'anni. Rossana, dai, pensaci un po' tu. E cosa sta guardando quello sotto la gonna? Cosa guardava quello sotto la gonna? È come il film di coso di Arnold Schwarzenegger. Come si chiamava quel film? Quando lo faceva il posto dell'elementare. Ah. E c'era un bambino che guardava sotto le gonnine alle bambine. Dai, faceva. Dalla tua vitalità. Ma che bella lo sai. Sana, sei proprio una piccola star. Ah, il coniglietto alle... dei giapponesi. È un coniglietto pipistrello, in realtà. Ma tutta questa sigla, ragazzi. È l'extended version. Ma come? C'ho le immagini. No, questo non è l'extended. Mi stanno allippando. Oh, è 11 anni. Sì. E si allippano? Vabbè, insomma, questo si sposano. Ma no, queste scene sono scene di film. Sono scene di film, però lui il capozzo gli è venuto, no? Perché ricordo un badagato. Infatti era uno spot pubblicitario quello che è vecchio, non sono collegati. Ma ragazzi, io metto insieme i pezzi di vent'anni fa più cose che mi ricordo sporadicamente. Astante mi ricordo il suo nome e il nome del suo cosino, va? Cosino. Come si chiama? Eric. Il così. Così, no? Sembrava tutt'altro, che si riferisse a qualcos'altro che piuttosto che a una persona, giusto? Così. Ragazzi, lo conosco molto poco. Il così. Sempre cose così mielose. In questo episodio, ragazzi, il diabete mi arriverà alle stelle. Sì, e anche no.
E ora lo scopriremo, visto che prima appunto mi ero dimenticata di mettere la sigla prima di parlare del nostro V, adesso ne possiamo parlare tranquillamente, quindi la protagonista della serie in assoluto. Suppongo sia Rossana. Esatto. Questo è l'unica intenzione che abbiamo. In questo caso ci troviamo di fronte a una ragazzina di 11 anni che frequenta le scuole, è molto spensierata, molto allegra, ha un carattere molto vivace, ma è anche una celebrità. Questo perché comunque sia un po' perché è figlia adottiva che di una famosa scrittrice, sia perché comunque, cioè nella versione comunque dell'anime che noi conosciamo, viene posta come una semplice attrice. In realtà non è proprio un'attrice. Noi possiamo benissimo intuire che dai vari episodi che lei faccia anche altro oltre a recitare. Balla, canta, si fa un po' di tutto. E questo perché in Giappone esiste una figura... Fa di tutto in Giappone? No, non in quel senso. No. All'ambito comunque dello spettacolo. Appunto. Non c'entra quello. Non in quel senso. Perché lei dovrebbe essere un idol, che è questa figura in Giappone molto diffusa di giovani ragazzini che diventano celebrità pur non sapendo comunque far granché. Come? Perché in realtà... Io quando lui accompagna la sua studentessa a fare il provino. Esatto. Come si chiama la sua studentessa? Tu stai facendo il furbetto adesso. Tontago. Me la ricordo così, non ricordo il nome proprio. Tutti la ricordo. Come si chiama in realtà Tontago? Tomoko Nomura. Pensato. L'ho fatto io GTO. Pensato. Ci ho pensato perché voleva essere sicuro al 100% di non fare brutta figura. Ah. Anche perché tu lo dai quel mezzo secondo di suspense per farti percepire il momento che tu dici l'ho zippato. In realtà comunque è un idol. Però questa cosa, siccome in Giappone non è vista tanto bene, perché è un po' un senso dispregiativo, perché siccome sono persone che non è che sanno fare granché della vita, non è che hanno proprio studiato alle spalle, hanno studi per quell'ambito, ma sono diventati famosi, celebri come personaggio pubblico. Quindi diciamo che da noi è stata passata come attrice bassa, cioè, evitando di spiegarci cosa fosse l'idol, che cos'è. Perché noi non ce l'abbiamo le idol. Vabbè, in realtà sì, abbiamo una cosa tipica. Beh, noi abbiamo altre cose. Iniziamo da 11 anni. Comunque, siccome appunto noi non abbiamo le idol, ma è una cosa... Oddio. Sei suicidato, okay? Sei suicidato un orecchino che terrò io e farò le parti. Wow. Posso metterlo io? Sì. C'è il buco. Cioè, comunque, siccome noi non l'abbiamo nella nostra cultura ed è tipico giapponese, noi ci hanno semplicemente detto, è un'attrice. E in realtà c'era questa piccola puntina sulla I da mettere. Questa ragazzina sana è... Attrice. Ma sulla I di attrice? No, di idol. Di idol in questo caso. Anche a lui è caduto l'orecchino. Comunque, sì, quindi è un idol e ha raggiunto il successo e la sua popolarità grazie a un programma televisivo che noi conosciamo come Evviva l'Allegria. Allegria! Ma in realtà il vero nome del programma televisivo è Kodomo no Mocha, quindi in realtà il titolo dell'opera deriva dalla trasmissione per cui lei diventa famosa. Questa ragazza sana dimostra... Sana di mente. Sana è il vero nome in realtà, anche nella versione italiana un po' sana. La chiamano Sana. Si dimostra appunto preoccupata della situazione che vede tutti i giorni nella sua classe. E questo perché... Allora, il problema che riscontra in classe è il fatto che si è andata a creare una vera e propria fazione tra le ragazze e i ragazzi. Perché? Mi sembrava fra destra e sinistra. No, perché i ragazzi che sono presenti che ci sono nella classe fanno di tutto per rendere le lezioni impossibili. Non solo si atteggiano a veri e propri bulletti, comunque ce lo dice anche la sigla stessa, e sono dei teppisti. Ah. In tutti i modi, non fanno altro che agire o in maniera maleducata nei confronti dei professori, li ricattano, infatti Eric, che è il considerato da Sana il responsabile di tutta la situazione, addirittura, perché... È il capo. Ma se non parla mai! Allora... Ma se non parla mai! Io non mi ricordo di questo, non l'ha mai parlato! Nonostante sia un ragazzo... 102 episodi, una parola non c'era! Vabbè! Nonostante sia un ragazzo molto introverso, che tende a isolarsi, in realtà era molto rispettato dai suoi compagni, per cui lo vedevano come
un capo. Quindi tutto quello che lui ordinava di fare, lui nemmeno si spoccava. Lui nemmeno si sporcava le mani. L'unica cosa che come faceva. Come fondamentalmente sì, tranne per il fatto che comunque aveva in pugno i suoi insegnanti perché li ricattava con delle foto compromettenti. Come Rumi Kanzai. Esatto, vabbè, sono cose che ovviamente succedono a scuola. Ma non è vero, non è vero! Io non ho mai ricattato i miei professori con delle foto, scusami. Che sono elementari, soprattutto alle elementari. Tu? Alle elementari. Dalle elementari no, però dopo facciamo un anno in più, era l'ultimo anno di alle scusami, tu ricattavi i professori con... Io no, però sono stata in classi dove succedeva di tutto e di più. Anche i ricatti con i professori? Ricatti... Minacce sì. Ah, ma non ricatti, carusi, dai! Minacce sulle macchine. Ma che scuola andavate? Minacce. Vabbè, c'è il motivo, perché lui li ricattava perché aveva sorpreso due dei suoi professori in atteggiamenti molto intimi. E io ci dicevo. All'interno della scuola, però... Nell'anime ci è stato spiegato che si trattava di un bacio, cosa che poi non è assolutamente vero. C'era il colpettino dello sfido dei fuochi. E se ne chiamate con te. E il vostro invece? Capite cosa ha detto? No, però proseguiamo. Volevo fare focchi con te. Cosa che noi non sapremo mai perché la censura non ce l'ha mai fatto per bene. Quindi lui Erika ha visto il fogli. Posso fare sì. Aveva visto quello che praticamente Sigmund Freud chiamava la scena primaria? Diciamo di sì. Comunque questa cosa non è molto specificata perché comunque nell'anime si parla solo di un bacio e basta. Comunque vedono Sana dover agire nei confronti della situazione perché non riesce a sopportare più questa situazione e vorrebbe studiare. Infatti come... Scusa, una domanda, quanti erano in questa classe? 15 persone? Penso di sì. Ma perché Rossana era l'unica che doveva risolvere? Cioè le altre persone, cioè... No, perché era l'unica che riusciva a tenere testa a Eric. Perché Eric, nonostante ciò, lui, nonostante non voglia affrontarla seriamente, comunque nutra nei suoi confronti una grande ammirazione. Io so cosa lui vede in Rossana. No. Vabbè, questa parte portafoglio. No, non è questo. Cioè, perché ma comunque la rispetta, è una forma di rispetto. Perché mi ricordo che lui fa, come direbbe Barba Scura, un po' di puzza di povero. Non esattamente, perché c'è anche un genitore che forse è un po' puzza di povero. No, vabbè, manca un genitore non può dire che fa puzza di povero. Anche lo sa, manca un genitore, però. Però sua madre è ricca. Cioè, non fa puzza di povero. A parte, mi ricordo, l'unica mezza episodio che mi sono vista insieme a voi, si diceva che lei guadagnava 3-5 mila dollari a spot, quindi... Certo. Quindi praticamente... Sì, ma nonostante ciò comunque in bancarotta lo stesso ci va durante nel corso della puntata. Quindi anche lei inizia a fare puzza di povero? Per 2 episodi. Ah, per 2 episodi! Comunque voi state saltando... Ma la si riprende. Sì, comunque avete saltato tutto l'ordine della discussione. Scusate, della... Comunque lui, siccome la rispetta in un certo senso, mentre le altre ragazzine magari... non sono vivaci o comunque non si vogliono far mettere i piedi in testa a nessuno come Sana, quindi Sana è come se venga considerata il capo invece dell'altra fazione. Tra i continui scontri tra loro due, lei, Sana, cerca di capire perché Eric si comporta in questo modo. Fa puzza di povero. Non è questo il vero motivo. Sì, perché fa puzza di povero. Il punto è perché fa puzza di povero? Poverino, che colpa ne ha? Non è proprio puzza di povero, è questione che lui, il suo carattere, il suo essere introverso e riservato è perché vive una situazione complicata in famiglia. Lei, pian piano, avvicinandosi di più a Eric, scopre come, intanto per competizione nel cercare di rimettere le cose riportare la tranquillità in classe, però... Per fare ciò si deve avvicinare di più a Eric, deve capire perché si comporta in questo modo. E avvicinandosi sempre di più nasce una grande amicizia, una grande complicità che poi diventerà qualcosa di più. E questo... Vado molto avanti. E questo ci porta al nostro... What? Il what che si va a sviluppare tutto il nucleo principale di tutta la vicenda. Che poi sarebbe questo crescere dei sentimenti che Eric prova per Eric o Akito, perché il vero nome di Eric è Akito.
nei confronti di Sana e Sana nei suoi confronti. Ovviamente, dopo questi continui scontri, loro diventano amici. Ah. Iniziano a frequentarsi come sempre, come amicizia, perché in realtà per tutto l'anime non ammetteranno ma quasi mai, a parte qualche, diciamo, con qualche aiuto di qualche amico, che provano dei sentimenti uno nei confronti sì, di lei. Dai, vabbè, è un po' come Ranma. Anche perché hanno 11 anni, quindi comunque i temi che si affrontano nell'anime, e principalmente nel manga, sì, sono temi che riguardano la vita, cioè la crescita, il passaggio tra adolescente alla vita adulta, quindi ancora sono dei ragazzini, certo, non sanno ancora cosa vuol dire l'amore, cacchio, il menacca, cioè, sicuramente, non lo sanno. Ci sono un sacco di cose che quindi vengono affrontate, anche tematiche comunque abbastanza pesantucce, perché c'è, certo, il bullismo, c'è il suicidio, il tema del suicidio, della... C'è il GTO. Sì, sì, cioè ci sono un sacco di... In Giappone sono sempre io. Sì, evidentemente sono... No, poi le sorelle non sono sempre quelle, è il periodo che era quello, perché era il stesso periodo di GTO, più o meno, forse GTO un po' di qualche anno di in più, però... Sì, però sì, la donna giapponese è sempre... Sì, perché appunto si parla anche di sensibilità delle persone, ma di tante cose, sì, anche se da noi, nella versione italiana, sì, c'è giunta un po' edulcorata sta cosa. Addirittura, tanto... Berlusconi. Tanto che io appunto ne parlerò nei trivia in maniera più approfondita. No, dopo. Comunque, in questo spot noi impariamo a conoscere i personaggi, sì, vediamo tutte le varie avventure che passano insieme, tra comunque situazioni abbastanza pesanti da affrontare, situazioni comunque di crescita, il tutto però affrontato in maniera molto comica, anche grazie alle interazioni comunque di alcuni personaggi, come anche il manager di Sana, che comunque è un personaggio che fa ridere tantissimo. È molto simpatico. Parecchio puzza di povero. Lui, insomma. Poi la madre adottiva di Sana, pure un personaggio bellissimo, secondo me, fa ridere tantissimo. Che è quella che ha sempre i capelli strani in testa con lo scoiattolino. La cosa dello scoiattolino. E in tutto ciò, noi dobbiamo ringraziare uno dei personaggi che sembrava più sfigato di tutti, che era Terence. Perché senza Terence nessuno, né Sana né Eric, avrebbero mai fatto qualche Posso, mentre parlo con una signora, abbassarmi la mascherina? No. E se non sta un metro e mezzo, no. Passo in più per cercare di dire, sai che forse mi piace Sana? Sai che forse, se non fosse stato più Terence, che tipo, da una parte lui, cioè, non solo prima gli piaceva Sana, però poi si mette da parte... per lasciare spazio al suo amico, al suo amichetto Eric. Bravo Terence, un applauso a Terence, congratulazioni. Sì, Terence nel frattempo si fidanza. Lui fa spazio perché... Lui si è fidanzato con un'altra. Perché l'altra ha detto, te la voglio dare, lui fa... Ma chi è, allora, è Sana? Ma chi è l'altra? Una sua compagna di classe, si chiama Alissa, mi pare. Che era anche molto amica di... Che non è Sana. No. Sì, ci ha piaciuto. Però fatto sta che il Terence era tutto innamorato di Sana, gli chiede sposami, sposami. A 11 anni, così in Giappone, 11-12 anni. Poi arriva lei e dice, lo voglio dare. Ma in Giappone funziona così. Ciao, come stai? Come ti chiami? Gruppo sanguigno, giusto? Esatto, ora sposi? Imparato. Questa domanda. E poi li fanno, dipende. Portafoglio... Comunque la cosa divertente è stata proprio questa, che c'è, si fa avanti Alissa e Terence l'indomani gli fa Sana, no guarda Sana ci ho pensato, ero innamorata di te ma ora non ti amo più, che certo già ho cambiato idea subito. Sì, quello che succede a me. Però è stato un... Senso. No, poi vi spiego. È stato buono per Eric, perché così aveva campo libero, fin quando... Ma Eric non ne voleva campo libero, ma aveva a farsi no. No, perché Eric aveva capito che un po' ci piaceva. Ah, sì. Un po' ci piaceva. Cosa? Tanto è vero che tutti i baci che abbiamo nell'anime, che sono solo tre, li abbiamo. Ma non abbiamo fatto la mia domanda, meno male. Anche perché non la sapevo. Magari. Perché e partono tutti da Eric. Cioè, Sara non fa mai un c***o. Che occasioni sono questi baci? Tipo del primo episodio, del terzo episodio, dell'ultimo Allora, il primo bacio non è proprio nel primo episodio. Tipo tra i primi episodi, quando loro fanno una gita scolare, perché ovviamente tutto succede nelle gite scolari, quando ci sono gite come succedono sempre, cose. Anche nelle mie gite. Però le cose. Vabbè, lo sappiamo, nella vita di noi comuni mortali, quando si andava in gita succedevano cose. Fatto sta
lui quando in questa gita, sì, e mentre Sana pensava di fare una cosa carina per Eric, non si sentiva bene perché lui soffre un po' di vertigini, quindi avevo fatto tipo un viaggio su un ascensore a un palazzo molto alto. Ah. Quindi gli fa, ah, gli porto un po' di limonata, così si sente. Limonata, tutto inizia con la limonata. Gli porta sta limonata, inciampa e gliela versa tutta addosso, tutto totalmente in te. Prende, lei ovviamente mortificata, lo asciuga e fa, scusami, ti ho bagnato tutto qua, ti asciugo. E lui ne approfitta e gli dà un bacio. Lei ovviamente bravo, che sei il numero uno, sei. Lei si mette ad urlare e fa una tragedia. Ma perché? Ma perché le ha il culo? No, è dato un bacetto. È dato un bacio, urla! Che viene considerato, diciamo, il bacetto fatto per... cioè, così è stato un incidente. L'incidente. E quindi ci passano l'incidente sopra. L'incidente è Eric, l'incidente. E ci passano sopra. Poi il secondo bacio, sì, che è quello più romantico, tra virgolette, lo dobbiamo sempre a grazie a Terence. Che per Terence, fatti i cavoli tuoi! Cos'è durante... Mi pare che l'episodio è la vigilia di Natale, una cosa del genere... Sì. E lui praticamente lo sai, sì. Sì. No, dico sì perché cioè, sprona sia Eric che Sana cioè, principalmente Eric. Sprona tipo facendo tipo prendendo le teste, facendo tipo No, Terence va da Eric e dice "Ma scusami, quello che tu provi per Sana è più dell'amicizia, come hai fatto a non capire?" Ma come no, è possibile? Ma che cosa ne vuole? Ma lo sai come ti fa? Però lui fa, scusami, ma come fai a non capirlo? Glielo devi dire, anziché lui parlare. Ovviamente Eric non parla, sì, fa direttamente i fatti e gli dà un bacio. Gli fa un piccolo pazzo di neve. Anche io faccio così. E gli dà un bacio. Tutto. Però stavolta Sana non reagisce e ci sta. Sì! Nella seconda stagione viene introdotto un personaggio odiato da tutti. Perché? Perché ha l'accento inglese e si mette tra i due. Perché si va a creare tipo non anche un triangolo amoroso, un quadrato si va a creare. Ah, ci mancava il quadrilangolo, no? Sì, intromette questa nuova compagna di classe, Fanny, che è tipo uguale, si assomiglia molto al carattere di Sana, con la particolarità del doppiaggio italiano che ha l'accento inglese. Ciao, bene, British. Che questa cosa la rende troppo odiosa. Hello everybody, io mi chiamo Fanny. Fanny. E sono un sacco, eh? Vabbè. Sì. Comunque, fatto sta che ma lei... è zoccoletta? Un pochettino, forse anche più zoccoletta, perché aveva l'idea più chiara di Sana. Mentre lei era confusa su questo ambito. Ho capito. Mentre lei era confusa, Fanny era abbastanza convinta, tanto che gli chiede... di cosa? Di tutte queste questioni, fidanzatini, cose, lei è abbastanza sveglia la signorina, sì, tanto che gli chiede a Eric di fidanzarsi e mettersi insieme. E ne approfitta quando Sana è impegnata nelle riprese di un film. Sì. Quindi è non solo, cioè, ti presenti come amica, ti presenti come amica e poi sporti di rubi il fidanzamento. Sempre così, ragazzo, cioè, stronzetto. Vabbè, ma sempre 13 anni, ancora c'è una sì, via. Vabbè, però comunque poi si comporta bene perché poi... Allora, nel frattempo Sana decide di stare un po' alle avance di Charles, che è il ragazzino poverino che... Quello sfigato della situazione. In realtà il vero sfigato sarà Charles. Quello sfigato della situazione. Ci mancava, ci mancava il personaggio sfigato ancora. Ma per caso i capelli blu anche lui, vuol dire? Cioè gli azzurrini e gli occhi. Allora è una costa dell'universo. Eh sì, perché... Vabbè, sì, abbiamo capito, vai avanti. E poi in realtà forse lui non è giapponese alla fine, Charles. È effettivamente americano. Quindi, ha origine americana. Vabbè, comunque fatto sta risulta lui lo spiato della situazione, perché non solo prova in tutti i modi a stare con Sana e lui in realtà lo rifiuta. Cosa può rifiutare? Un gelato può rifiutare? Cosa rifiuta? Ah, devi fare la classica domandina, ti vuoi mettere con me, sì o no? Lei non sa mai cosa risponde. Esatto, lei no, lei esplode facendo cose strane, sì, perché non vuole rispondere. Sì. Sì, quando scopre che Fanny e Eric si sono messi insieme, dice: "Ma sai, quasi quasi con Charles ci provo", però la cosa non funziona perché comunque Charles si rende conto che a Sana non gliene sta fregando niente, vuole stare con Eric. Stessa cosa se ne accorge anche Fanny che Eric gli interessa solo Sana e dice: "Guarda, basta, lasciamoci e ve la sbrigate tutte e due". Infatti l'ultimo episodio, comunque l'anime si chiude con... diciamo, un episodio comunque abbastanza pesantuccio, perché si parlava un po' di un ragazzo che tentava il suicidio, era sparito, non si faceva... cioè... Come
Ah, tu sei ancora qua. Comunque abbastanza, un ragazzo abbastanza sensibile con vari problemi. Sì. E l'episodio, cioè l'anime si conclude con Rossana e Eric sul terrazzo che si danno il terzo e ultimo bacio. All'ultimo episodio? L'ultimo episodio, devi aspettare 3. Mortaggi di Pippo, ragazzi, mortaggi di Pippo. L'ultimo episodio, l'ultimo bacio e si fanno una promessa che sarebbe che quando Eric avrà ottenuto la cintura nera, lui era arrivato a cintura marrone di karate perché aveva deciso di intraprendere la carriera nel karate, si dichiareranno. È sana, che comunque non è sempre detto molto esplicito, te lo fa intuire, perché nella versione italiana è tutto quanto censurato, tutto totalmente bellissimo, grande merito, te lo fa intuire, numero uno. Te lo fa intuire, per cui anche Sani dirà, sì, quando tu otterrai la cintura nera, ti devo parlare, cioè in sostanza era, ci dichiarerebbe, e tu finisci là con l'amarezza, proprio con l'amaro in bocca, e tu dici, mi sono assuppato 102 episodi, e alla fine chissi, manco si dichiarano, manco si mettono insieme, e che c***o guardate a fare? E tu diventi... un po' come una mamma per amica. Cioè tu dici, che cosa ho visto, perché? Però non vi preoccupate, perché in realtà non è il vero finale. Cioè è quello che noi sappiamo dell'anime, però in realtà finisce che non solo con... Ok, il personaggio di Nakao, che è il ragazzo che tende il suicidio, è molto... Cioè è molto fondamentale, proprio perché a causa sua, non solo lui tenta di suicidarsi, ma vuole ammazzare, vuole portarsi con sé anche il suo amichetto Eric, per cui lo porta nel bosco e l'accoltella! E quindi... Eh sì, queste erano le cose per i ragazzini, no? L'accoltella ad un braccio, Eric rimane paralizzato, suo padre decide che è meglio trasferirsi in America perché ha trovato un medico che lo può curare. Sana entra in depressione, gli è contraria la malattia della bambola, che è tipo una sindrome che è la prima delle emozioni facciali, proprio di espressioni. Questa nella manga? Sì, sì. Ah. Questa è la parte finale. È la parte finale che da noi non è mai arrivata. Ok. Quindi poi depressione, cose, loro poi finalmente si dichiarano quello che provano perché via WhatsApp? Più o meno, sì, via telefonica, più o meno. Quanto ci costava di bolletta? Penso assai. Tra l'altro Sana lo invita a scappare con lei. Ma tu dove? A 11 anni! Già era un po' più grande, cioè nel frattempo passano un po' più anni, 16 anni. Vabbè, allora 16 anni giustamente può scappare da casa, giusto, avete ragione. Perché poi c'è un seguito della stessa autrice che è Deep Clear, parla proprio della loro relazione, che si sposano, che avranno una figlia, e vivranno forse più o meno felici e contenti tra, bellissimo, tra i vari budelli. Le altre V-doppio? E le altre due V-doppio comunque ho lasciato alla fine perché non c'è molto da dire, che sono il Where, che non è, che sappiamo che è tutto ambientato a Tokyo. Ah. Tranne qualche piccola parentesi di Sana che va in America a fare film, o se ne va in America perché non vuole vedere che Eric sta con Fanny e vuole sfuggire alla situazione. Bellissimo. Però è ambientato a Tokyo. Sì. Il When non è specificato in realtà, però ovviamente è in epoca odierna ambientato. Ma mentre lei cercava di fare faceva gli spot televisivi, film, cose. C'era Onizuka che salvava a quello che cascava sulla cresta? Sì. Purtroppo non l'ho visto, però... Cioè, la canzone è bella lo stesso, la mia sembra del quartiere, credo che è enorme. E non so se esista un crossover tra Rossana e Ma lo facciamo noi il crossover, tranquillo. Con i nostri effetti speciali li facciamo noi. Ah, ok. Comunque, la tematica che mi sta molto a cuore, che vorrei parlare nelle trivia... È proprio il fatto dell'adattamento italiano delle varie censure abbastanza pesanti e gravi che hanno apportato. Tipo la Divina Commedia, ora di censure. Che Mediaset ha portato a questa versione italiana per non ferire e traumatizzare le nostre giovani e fragili menti. Però è urtato le nostre fragili menti da adulto facendo queste cagate. Non solo questo, ma anche perché molte cose, molte reazioni di Sana, molte situazioni che cioè, noi le guardavamo, io le ho riguardate comunque da adulta e mi rendevo conto del perché fossero così esagerate alcune reazioni.
Certo, perché era tutto censurato, c'erano motivi molto più gravi e pesanti che noi non avremmo mai saputo. Tipo, facci alcun esempio. Allora, iniziamo innanzitutto, vabbè, a parte la differenza tra il nome e tra i nomi originali. Vabbè, quello è un riadattamento. Esatto, ora più che altro questo è il riadattamento. Ma per quanto riguarda proprio tutte le varie censure che hanno apportato, possiamo iniziare benissimo tra le scene di bullismo, considerate troppo forti per le nostre giovani menti. Oltre a questo hanno tagliato un'infinità di scene, tra le quali le varie discussioni anche con Eric, soprattutto nella prima parte quando Sana cerca di avvicinarsi a lui. In una di queste scene, mentre lui si sfoga con Sana, in realtà lui gli dirà guarda, io non ce la faccio più, mi sento inutile, voglio morire, uccidimi, l'unica soluzione è il suicidio, uccidi, da un coltello e gli dice di ucciderlo. Questa cosa noi non la sappiamo, perché vediamo semplicemente la parte di lui che dice semplicemente: ah, questa situazione mi dà noia, cioè proprio la rendono molto più, mi dà noia questa situazione, non so che cosa fare della mia vita, una cosa del genere. E subito dopo si vede la scena di Sana che in lacrime scappa, fugge, e tu dici: ma che reazione è? Cioè, quello gli ha detto che è un po' annoiato, e quella si mette a piangere, a scappare. In realtà no, è perché gli aveva dato un coltello nelle mani e ha detto uccidimi, e allora lei era sconvolta per questo motivo, il che ci sta. Vabbè, abbiamo capito. Poi tra questo ci hanno levato anche il meglio, che era una gag ricorrente tra Eric e Sana, che era quella che Eric la prendeva in giro di essere piatta, quindi le toccava spesso le tette. No! E metteva le mani sul petto oppure dietro la schiena per vedere se indossasse il reggiseno. Noi ovviamente non ne sapevamo nulla di questa gag ricorrente, però in uno degli episodi lei chiama Eric e gli dice tutta contenta: ah, ho comprato il mio reggiseno, ho comprato il mio primo reggiseno. Giustamente noi, che non avevamo mai visto nulla su questa gag, abbiamo detto: ma che c***o di chiamata è? Invece il senso ce l'aveva, perché noi avevamo perso la gag di questa cosa di Eric che la prendeva in giro per non avere le tette. Trivia. Bene ragazze, le domande per questo episodio non si faranno, per cui... si faranno le domande, tranquille. Come al solito, abbiamo sempre 15 domande per te, che ne abbiamo preparato con tanto astio. E c'hai sempre i tuoi classici canonici, due aiuti, aspetta, no, forse non ricordo io dove sono. Hai 50 e 50 che compare più o meno qua, e il nostro aiuto... che compare più o meno qua. Il nostro non aiuto, compare più o meno. E le domande, allora, alcune ovviamente le sai. Le sai. Oh, speriamo. Ma le altre, spero che tu non le sappia. Inizio con una io, una io molto semplice, di riscaldamento. E tu questa dovresti sapere. Beh. Domanda da ovviamente da un punto. In occasione di quale evento Rossana e Eric si baciano per la prima volta? A. Vigilia di Natale. B. Natale. C. Santo Stefano. D. Capodanno. Che poi non è proprio la prima volta, è la seconda volta che mi dovete dimenticare. No, forse hai sbagliato tu, perché noi l'abbiamo cercato e è scritto il primo bacio, ce l'ha scritto. Lo può confermare. No, il primo bacio è alla gita scolastica. E che episodio però... è il tuo primo bacio, che tu dici che è il tuo primo bacio? Perché questo qua è... Però quello non è considerato, è considerato tipo scherzo, quindi è la vigilia di Natale. Ripeto. In occasione di quale evento Eric e Sana si baciano per la prima volta? Vabbè, vigilia di Natale. Vigilia di Natale. Quindi la A è la tua risposta definitiva? Sì. La vuoi accendere? È giusta? Allora, non c'è la gita, ha detto. Non si parla di baci rubati, ah? Beh, tutti quelli di tutti rubati. Fai questa qua. Quale soprannome usa Nelly nei confronti di Eric? A. Padre degli inferi. B. Figlio maledetto. C. Padre del male. D. Figlio dei demoni. Beh, figlio dei demoni, figlio del diavolo. Sei sicura la risposta? Ah, io dico quella. Era figlio del demonio, quindi è, penso, demoni. La vuoi accendere? Sì. È sbagliata. È giusta, purtroppo. In realtà era figlio degli Ioni. Sì, ora facciamo una bella domanda da 5 punti. Fai una facile, che lo so. No, secondo me questa lei pensa di saperla, secondo me. Suspense. Come si chiama il manga speciale pubblicato nel 1999 come spin-off di Rossana? A. La Villa dell'Acqua. B.
Partner. C. L'isola dei gatti. D. Deep Clear. Non ho idea. Ho detto che l'eventuale isola è la questa. Non lo so, perché Deep Clear è il sequel. Quindi. Quindi di eliminarlo. L'unico appiglio che hai, lo elimini. Vabbè. No, no, dico, vai avanti, tranquilla. Oh, tranquilla. Lui ci pensa. Ah, usa il 50 e 50. Usi il 50 e 50. È da 5 punti questo? Sì. Mi rimane la A e la B. La villa dell'acqua, partner. Davvero, non puoi sfuggire, non c'è lo switch come quello di Jerry Scotti. Cioè, devi dare una risposta. A o la B, dai. Lancia una monetina, fai tu. Boh, dico. Non lo so. Mi sta facendo impazzire. Dico A, anche se in realtà A. La casa dell'acqua mi ispira. Ma non è la casa, è la villa. Di villa. Non ti può sfidare la casa di del. Non c'è la casa. C'è la casa. C'è la villa. Va bene, comunque lo so, mi ispira questa villa. La villa dell'acqua. Sì. Ah, la tua risposta definita. Tu fai sempre io la classica liturgia. Beh, io dico niente. La villa dell'acqua. Anche se potrebbe anche essere parte. Non ho capito. Una per favore. La A è la tua risposta definitiva. La accendiamo. Non hai sprecato l'aiuto. Ed è giusta. Okay. È praticamente un singolo volume di un anime che non fa altro che raccontare il film che è La casa nel bosco. Per questo dicevo, per questo avevo sta casa che ripetevo tutto il tempo, perché non ero sicura al 100%, capito? Andiamo io. Me non l'ho sprecato. Allora, non c'è più salvezza. Da tre punti parliamo dello studio di animazione di Rossana, ovvero lo studio Gallop. Non ho idea. Che pronunci così. Quale altra serie di successo fu animata dallo stesso studio, ovvero lo studio Gallop? A. Excel Saga. B. Yu-Gi-Oh! C. Sailor Moon. D. Ken il Guerriero. Non oppure idea. Okuto no Ken. Giusto per fare i puntini sulle i. Lo studio Gallop ha creato l'animazione di Rossana. Quale altro anime? La mia faccia perplessa. Quale altro anime di successo ha fatto? Tu pensa un po' ai disegni, magari ci arrivi. Bah! Diamo un indizio così. Dai! Io a sentimento avrei detto Yu-Gi-Oh! Beh, allora, ho sentimento! O stiamo facendo pari macchina! Anche se Sailor Moon potrebbe essere. Anche Excel Saga non lo so, sto pensando ai disegni, non mi ricordo. Ma che me li ricordo. E quando tu noi eravamo riuniti e tu ci sei venuto a chiamare, noi ti dobbiamo entrare, stavamo facendo questa domanda. E avevo l'immagine di questo anime nel mio schermo. Di quale anime? Non lo so, non ne ho idea, quindi dico Yu-Gi-Oh! Ah, Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Sei sicura? È la tua risposta definitiva? La accendiamo? Così è di suspense. Ed è quella corretta. È corretta. Ma poco fa non ha visto l'immagine. No, è no. Tu, che schermo spento. Ah, no, ma no, sentimento Yu-Gi-Oh! Mi ispirava. Tanto l'altro non lo sapevo. Ma c'è questa qua da un mondo che però è cattivella. Oh. Quale parola non compare nel testo della sigla italiana? Ascoltiamola bene la sigla. Vai. Ah! Cosa? Nel testo. Sì, ho capito cosa. Pupazzi. B. Parola. C. Vitalità. D. Caparbietà. Candichiamola. Sono la devi candicchiare tu. O è caparbietà o è parola. Sempre una ne vogliamo. No, parola, due vogliamo. Domande tipo un coppia di risposte. Non lo so, dico parole. Parola B è la tua risposta definitiva. La accendiamo. Finalmente ne ha sbagliata una. Hai capito? È caparbietà.
siamo zitte e prendiamo la parola. Ero indecisa, però. Ho detto sta cosa abbia era. Però ci stava. L'ho buttata io la parola. Lui voleva una parola accennata. No, la parola che finiva con Ita. Perché c'era tipo. Vitalità. Vitalità. Questo lo ricordavo, un pazzo lo ricordavo, non avevo sicuro di parole. Da tre punti. Mm. Come si chiama lo scoiattolo in testa della signora Smith? A. Choco. B. Gonta. C. Ruma di Maro. No, Imaro. È D. Imaro. Sì, Imaro. Ok, è la tua risposta sì. Definitiva, così a bruciapelo. Sì. La accendiamo. Sì. Ed è sbagliata, era Choco. Non è vero, è giusto. Sta facendo troppo la furba. Domanda dai 5 punti. Domanda dai 5 punti. Domanda dai 5 punti. Domanda dai 5 punti. Questa l'ho inventata io. Che tipo di auto guida? Provi. Ho idea. Mi dispiace. A. BMW. B. Mercedes. C. Toyota. Di Mitsubishi. Ricordiamo che nell'anime, diciamo, il logo è cambiato, ma la macchina si capisce che è una di queste, perché è identica, semplicemente che il logo è leggermente diverso. Quindi secondo te che macchina guida il nostro Robby? Scusa, tu lo sei visto, avrei visto. Secondo me è un Mercedes. E io di macchina non ne capisco. Io ti dico un Mercedes. È un Mercedes. Classe A. Non ne ho idea. Non lo so, mi sembra un Mercedes. Non lo so. Se le sembra un Mercedes. Che cazzo ne so. Se le sembra un Mercedes. È la tua risposta definitiva. Sì. La accendiamo. Sì. Ma secondo te è una serie giapponese? Per me è una macchina tedesca. Vabbè, ci avevo pensato a questa cosa. Però le altre due non ho idea di come siano. Che cacchio ne so. In realtà è una Mercedes. Ok. Anziché dirci il login con le tre stanghette, c'è una sorta di triangolino. E io un po' mi dico questa cosa. Come vuoi, è un Mercedes. Allora, da 5 punti. In riferimento alla versione italiana dell'anime, a che età Peggy ebbe Sana? A 14, B 16, C 18, D 20. Ma C 18 non è C 18. 14. 14 anni. È la tua risposta definitiva? Sì, spero di guardare bene. La accendiamo? Sì. Ed è sbagliata. È sbagliata. A 14 è quella originale. Hai detto italiano. Non ti ricordavi? Truccolato! Ti sei lamentata di un'ora di essere truccolato! Lei si presenta come una 29enne. Ho risposto in maniera precipitosa. Tu ti ricordavi benissimo, ma non hai ascoltato bene. E questa era da 5? Sì, no. Sì. No! Cosa ho fatto? Facciamo una domanda così ti faccio prendere almeno un punto dei 5 che tu hai perduto. E tu dovresti sapere perché parla del personaggio principale, ovvero di Rossana. Mm. Nella fattispecie, qual è il cognome di Rossana nella versione originale? A. Akito. B. Karuma. C. Kurata. D. Matsumi. Ricordiamo che nella versione, diciamo, italiana, lei di cognome fa Smith, però nella versione originale sarà Akito. Giapponese. Sarà... No, ma anche in inglese è così. No, è in inglese no. A. Akito, sarà B. Karuma, C. Kurata o D. Matsui. Allora, ripetete, sono... Akito, allora, Akito no. Karuma, Kurata, Matsui. 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 Karuma. Akito! Sono indecisa tra Kurata e quell'altro, cos'era la B, forse, cos'era la B? Karuma. E Karuma. Perché Akito non mi piace? Akito è il nome originale di Eric. Ah, di Eric lo sai. Di Rossana. Il nome, il cognome non me lo ricordo però. Il cognome. Ah, dico Kurata. Kurata. Quindi la Kurata dall'infermiere Joy. Che Kurata dell'infermiere Joy? La risposta dei fini. Sì. La accendiamo? Sì. E la fortuna ti assista. Certo, un punto, grazie. Vabbè. Sì.
Allora, ascoltami bene. E attentamente. Quale di questi emittenti italiane non ha mai trasmesso Rossana? Non ha mai trasmesso. Da tre punti. A. Italia 1. B. K2. C. Boeing. D. Hero. Che c***o ne so, non ho idea. Allora, ragioniamo. Allora, innanzitutto Italia 1 è impossibile che eliminiamo. Poi le altre che cosa avete detto sono... K2, Boeing e Hero. Sono tutti emittenti che facevano anime, cartoni animati, più di un'altra merda. Non lo so, K2 potrebbe anche essere. Boeing... E l'altro cos'era? Hero. Hero, l'ho visto. Forse è Hero, scusa. Probabilmente sì. Beh, ma anche Boeing mi pare che non sia così. E K2 iniziò poi a essere trasmesso sui canali regionali. Boh, non lo so, non ho idea, mi butto perché tanto ancora ci sono domande da fare. Sì, quindi sì, si butti su? Dico io. Hero. La D. La tua risposta definitiva. Eh sì, perché tanto non lo so, non ho idea. La vuoi accendere? La fortuna non vi ha assistito in questo caso? Era K2. K2. Beh, non ti preoccupare, ti facciamo recuperare questi punti con la domanda da 5 punti, perché tu hai bisogno di domande da 5 punti. Certo. Chi si prende spesso cura di Macchiolino, il coniglietto della scuola? A. Fanny. B. Margaret. C. Camilla. D. Marina. Camilla e non su Camilla. No, non lo puoi dire. Su, che puoi dire in televisione? Sto indeciso tra Margaret e Marina. Non so. Vediamo che Fanny è quella con l'accento inglese, no? Sì, io sono Fanny. Allora, Fanny non può essere perché questa vicenda del coniglietto è prima della venuta di Fanny, sì. Non penso sia Fanny. Deve essere una delle amiche di classe storiche. Sì. Quindi? Ma dico Mari. Mari, la D, so. È la tua risposta definitiva. Sì. La vuoi accendere? Sì. Tutta ti assiste a tempi una domanda sì, una domanda no. Dai, ci mancano le ultime tre domande. Da 5? No, 2 da 1. No, 2 da 1. Ah, no, scusa, sono 4 domande. 1 da 3 e 1 da 5. Quale fu il primo regalo di compleanno per Eric da parte di Sana? Questa è da 1 punto. A. Un videogame. B. Un dinosauro. C. Un pazzo di neve. D. Una macchinina. E lo so, il dinosauro. La tua risposta è definitiva? Sì. La puoi accendere se ti stai buttando così, come se è un dinosauro. La accendiamo? Sì. Che dinosauro? Quanto era alto? No, era piccolino, credo. Come piccolino? I dinosauri sono piccolini, ma... Sì, quello che ti ha dato lui, lei era piccolino. Ma comunque, intanto è giusta? Beh, era, lo so, non so se era proprio un T-Rex, non so se era... Scusami, ma lei che ha i soldi, chi fa il regalo? Dove regalare un dinosauro vero? Si è preso da Jurassic Park proprio. Ah, una domanda su Robby non me l'avete fatto? Perché io poi la però... Aspetta! Ma a parte quella della macchina. Vabbè. Vuoi la domanda... Non è su Robby, però c'entra Robby in qualche modo. Ah, potrebbe. Cioè, Robby è nelle risposte, va. Cioè, questo è detto potrebbe. Ah, per chi ha la prima cotta Rossana, domanda da un punto. A. Robby. B. Charles. Sì. C. Eric. D. Bob. Grazie, mi avete dato la possibilità di aggiungere una cosa che non avevo detto nelle trivia. Comunque è Robby. Ok, la tua risposta definitiva? Sì. Lo vuoi accendere? Sì. È perché, ed è il motivo per cui Robby indossa sempre gli occhiali da sole. Perché Sana era molto gelosa del suo manager, che poi in realtà le considerava un vero e proprio fidanzatino a pagamento, solo che questa cosa è stata, sì, è proprio così, un fidanzatino a pagamento, solo che ovviamente questa cosa è stata censurata
per cui lo chiamavano un colpo amico, un colpo affetto di padre, invece non era vero. Lei era convinta fosse il suo fidanzato, non gli faceva levare gli occhiali perché aveva paura che tutte si innamorassero della... non voleva che vedessero che quanto fosse bello, quindi gli faceva mettere sempre gli occhiali da sola. Quindi hai capito che Ok. stronzetta. Allora, l'ultima domanda da 5 punti. Ah, quindi l'ultima. No, l'ultima da 5. L'ultima da 5. Quale di queste affermazioni su Rossana è falsa? A. Fanny ha vissuto in UK. B. Sana è nata da un incesto. C. Charles è bisessuale. D. Omosessuale. Emanuela Pacotto fa parte del cast di doppiaggio. Adesso sono su Rossana. Tutto Rossana. Ah, sì, c'è la. Ok, quindi sappiamo che, cioè, io so che Emanuela Pacotto c'è nel doppiaggio, il cast in doppiaggio. Lo sai tu. E chi doppia? C'era anche lei. Se indovino vi date un punto in più, vero? No, questo poi lo vediamo alla fine. Perché no? Vediamo se sei meritevole di punti. Comunque, è una sua compagna di classe che credo sia Marin. Vabbè. Comunque questa donna, vabbè, vabbè. Comunque, allora, quindi Emanuela Pacotto è vero, è nel cast di doppiaggio. Questo dici tu. No. Cioè, questo dici è nel cast di doppiaggio. Emanuela Pacotto nel cast di doppiaggio. Il cast è chiuso. È come il cast di Maurizio Mosca. No, già quella adesso. Anzitutto una notizia, quel signore prima che ha lanciato un'accusa gratuita e grave nei miei confronti è stato già arrestato. Quindi, il nostro aiuto? Sì. Tu sei l'aiuto, no? Quello dell'incesto può essere pure, quindi sono deciso da tutto. Emanuela Pacotto fa parte del costo. Ah, del costo. E lo dici tu? No, lo diciamo noi! Lo diciamo noi! Siamo sicuri! Anch'io ero sicuro! Io sono Emanuela Pacotto, ero sicuro! Charles è mezzo mezzo! E questo pure, ero sicuro! L'abbiamo... È un personaggio LGBT arcobaleno. Esatto. Molto arcobaleno. Lo faccio comparire l'arcobaleno. Ora, Sara è nata da un incesto o Fanny ha vissuto in UK? Ci siamo? Una di queste due è sbagliata. Io penso che potrebbe... Ma no, abbiamo finito, un minuto. No. Voglio sapere cosa è. No, dimmi cosa è. Fallo finito. No, può essere incesto, però non ho ben capito per la cosa di Fanny che non mi incala. No. Fanny viene da Osaka. Giusto? Ma non lo so, perché guardati me? Eppure so che l'ho visto vent'anni fa. È quella sbagliata, cioè nel senso quella falsa. Va bene, faccio Fanny e quella. Io non dico niente. Quindi quella dell'incesto è vera, che non mi era sfuggita questa cosa. Comunque, ancora aggiungere una chicca. Secondo te può essere vera quella dell'incesto? Può essere vera quella dell'incesto. Quindi... può essere vera anche che Fanny ha visto di UK. Però nella versione originale so che è di Osaka, punto e basso, di inglese. Ah, quindi? E quindi Fanny. La accendiamo? No, è la tua risposta definitiva. Ah, sì, ok. Perché c'è. Era la. Sì, lo diciamo noi che è la. Ok. Comunque quella di risposta definitiva. Sì. La accendiamo? Sì. Un po' sotto tono. E non hai sprecato l'aiuto questa volta. Era giusto. Vi state confondendo. Qual è questa cosa? Sai di più? L'incesto è praticamente che lei, Sana, nasce dal rapporto della madre, Peggy, che ha avuto una relazione, un rapporto, non ho approfondito. Con qual eccezione? Non lo so. Okay. Suppongo di sì. Cioè, era incesto, non penso fosse contento. L'incesto sapeva anche essere, non lo so perché loro parlano di un rapporto che lei aveva con lo zio materno, fratello della madre, da cui poi è rimasta incinta, mentre poi in Italia l'hanno leggermente calmata la cosa. Beh, dicendo che lei è sparita. Che lei ha avuto l'incidente della sua memoria, che non si ricordava di Santo. Ovviamente non è vero. L'ultima domanda, da 3 punti. In quale episodio dell'anime Eric inizia a praticare karate? Perché stavo volando. A. Nel secondo. B. Nel 12esimo. C. Nel 22esimo. D. Nel 32esimo. Allora, quasi quasi era meglio che usassi. Era meglio che avessi usato un aiuto. Mai c'è più tempo per i rimpianti. Io pensavo fosse da un punto, non da tre. Ma tu pensavo come ti pare. Allora, andiamo. Sì.
L'episodio 2 non può essere. Ma perché? Perché lui decide di fare karate dopo che viene introdotto il personaggio di Charles. Quindi Charles può essere introdotto dal 12esimo, secondo me, o se diceva dal 12esimo al 22. Sì. Perché comunque l'altro è troppo lontano, quindi non mi sembra. No. Quindi devo ricordarmi sì. In che occasione, se già dal 12esimo o 22esimo, so. Perché già Charles c'era, è stato introdotto come personaggio. Da lui gli dice, ah, tu non vai, non sei adatto a sale, nessun hobby, nessun cacchè, sì. Obiettivo alla vita, che a 11 anni che obiettivi devi avere? Ma in che c'è? Cioè, un... pulirsi lo smegma, quello che come obiettivo nella vita. Allora, 12esimo episodio, 22esimo episodio. Non so perché il 12esimo, però non so se c'era... Dico 22. È la tua risposta definitiva, la C. Sì. La accendiamo. Sì. Per un milione di fantastilioni, doppi dollari e euro. È 22. Risposta esatta dopo la pubblicità. Da piccolo, se non hai soldi, non ci venire proprio. Ed è giusta. Poiché nostro malgrado tu sei andata benissima. Benissima? Sei andata benissimo. E lo diamo sto punto in più. Era giusto, era malissimo. Non c'è bisogno del punto in più. Il punto in più non te lo diamo. Ma ho capito. Io perché? No, il nostro software qui super anzi, come diceva un tizio che abbiamo recensito su Gymplot, il nostro softwares. Ah, è finito così. Mi sento male. Abbiamo sprecato tempo della nostra vita. Softwares, è importante che è specializzato in softwares. È plurale softwares. Noi abbiamo uno solo. Softwares. Giusto. In questo computer pieno di softwares, okay, il nostro software lo utilizziamo per gestire le domande, a.k.a. Excel. Sanzisce dichiara. Così abbiamo risolto il problema, giusto? Sanzisce dichiara. Vabbè, è giusto fare così, no? Deve cambiare qui, guarda. Cioè, immagino Paolo Bonolis in diretta. Sanzisce dichiara. Esatto, è così. Sì. Che hai totalizzato? Vabbè, la sufficienza, sì, no? Voglia, voglia. 27 punti. Oh, beh. Vabbè, vabbè, ok, finiamo qua questa puntata di Rossana. Dai, pensaci un po' tu. Perché qua c'è caparbietà. Non se ne può più, quello è dopo caparbietà. Perché faremo con vitalità. Io per questo ci sono cascato, perché la caparbietà ci stava. Comunque, bella la mossa, comunque. Te la tornerò, non ti preoccupare. Comunque, ci vediamo ragazzi al prossimo episodio. Prima di chiudere... ricordiamo i nostri siti. Ricordiamo intanto di iscrivervi al canale. Beh, immediatamente. Allora, e cliccate la campanella. E visitate il nostro sito internet www.bordellanitalia.com. Ci vediamo col prossimo episodio di Aria la nostra infanzia. Chissà quale, di quale altro anno parleremo. E infatti, chissà. Io lo so, anche io. Vabbè, no. Effettivamente non lo sappiamo. Lo scoprirete voi nella prossima puntata. Ciao.